Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di obesità e chirurgia bariatrica. Per farlo siamo in collegamento da Gorizia con due medici, il professore Alessandro Balani e il dottor Carlo Nagliati. Buonasera dottor Nagliati e benvenuto. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Buonasera professor Balani e benvenuto. Grazie, buonasera anche a lei. Professor Balani, quindi per iniziare ci faccia una breve presentazione di quello che è la struttura, il centro presso il quale voi lavorate e il team di medici che siete, insomma una presentazione vostra. Dunque, allora innanzitutto la nostra attività si svolge a Gorizia, presso l'ospedale di Gorizia. Noi siamo un team multidisciplinare, oltre ai chirurghi, nel team fanno parte diverse figure professionali. Tra queste, le più importanti sicuramente sono il nutrizionista, la dietista, la psicologa, le infermiere dedicate che hanno fatto dei corsi proprio specializzati per questo tipo di patologie e poi tutta una serie di altre, ho dimenticato l'anestesista, gli anestesisti dedicati, poi tutta una serie di altri professionisti che ruotano intorno alle problematiche dell'obesità. Professor Balani, ci dica che cos'è l'indice BMI e che differenza c'è tra un paziente sovrappeso, un paziente obeso oppure un paziente obeso grave? Allora, il BMI, l'indice di massa corporea, è un parametro che viene utilizzato per classificare l'obesità ed è un rapporto tra il peso corporeo e la superficie, tra il peso corporeo e il quadrato dell'altezza. Per cui se questo rapporto è superiore a 30 si parla di obesità, se invece si colloca tra 25 e 29 si parla di sovrappeso e nell'ambito dell'obesità c'è un'obesità di primo grado tra 30 e 35, di secondo grado tra 35 e 40, di terzo grado la più grave sopra i 40. Per cui ad esempio una persona che pesa, è alta 1,70 e pesa 90 kg si colloca in un certo posizione rispetto ad un'altra, cioè c'è proprio un rapporto molto chiaro ed è quello che viene utilizzato per classificare l'obesità e per scegliere anche poi il trattamento che ne consegue. Quindi è un indice di massa corporea attraverso il quale si determina se una persona, il grado di obesità di un paziente. Per quanto riguarda l'incidenza quindi dell'obesità nel mondo, sappiamo che ha un'incidenza altissima. Qual è la situazione in Italia? Sì, allora nel mondo, come giustamente diceva lei, l'incidenza è molto alta, si parla di 1 miliardo e 400 mila persone sovrappeso, per cui è un discorso indubbiamente molto serio, una situazione molto grave. L'Italia si colloca in una fascia intermedia, con una percentuale di pazienti con un aumento di peso, cioè che sono oltre il peso normale del 40%, con un 30% della popolazione in sovrappeso, e con l'11% della popolazione francamente obesa. Tutto questo è grave, ma ancora più grave è la situazione degli adolescenti, che in continuo e progressivo aumento, la percentuale di adolescenti obesi raggiunge il 12%, perché siamo con percentuali molto, molto preoccupanti. Quali sono, professore, le conseguenze? Ecco, l'obesità di per sé indubbiamente è già una situazione grave, però quello che è fondamentale, quello che è importante segnalare, ricordare, è che l'obesità porta a tutta una serie di malattie o di situazioni patologiche molto serie. Una prima tra tutte sono le alterazioni metaboliche, tra queste il diabete tipo 2, pazienti obesi hanno una possibilità più alta rispetto alle persone normopeso di sviluppare questo tipo di diabete. Lo stesso discorso dicasi per le malattie cardiovascolari, tra queste la più frequente è l'ipertensione arteriosa, situazioni gravi anche a livello polmonare, asma, apnee notturne, situazioni tipo respiratorio importanti, ma ancora un aspetto da non trascurare è l'incidenza delle neoplasie, che è più alta nei pazienti obesi. Per cui curare l'obesità non vuol dire curare il peso, vuol dire curare tutto quello che c'è intorno al peso, tutte le conseguenze che il peso determina. Quindi, come giustamente lei più volte ha ribadito, è grave ed è seria, insomma, l'obesità. Per quanto riguarda le terapie, professore, quali sono quelle possibili?
Le cause dell'obesità sono molteplici, vanno da cause legate a problemi, la maggior parte dei casi sicuramente di tipo alimentare, ma ci sono anche cause sociali, cause psicologiche, cause metaboliche. Essendo tante le cause e così diverse, è chiaro che entrano in gioco professionisti di tante specialità, di tante branche, che devono lavorare assolutamente insieme. La terapia più, come dire, la terapia da cui partire ovviamente è quella di una dieta regolata associata ad aumento del movimento, l'attività fisica e mangiare sano. Però questo non è sempre sufficiente per risolvere questo tipo di situazioni. A volte bisogna ricorrere a terapie farmacologiche, di questo se ne deve occupare il nutrizionista, l'internista in generale, e anche di terapie di tipo psicologico, di corsi, proprio più che dei corsi, dei gruppi, delle sedute psicologiche che possono essere singole o di gruppo, e poi anche un supporto importante di una dietista o di un nutrizionista che insegni e corregga i difetti dell'alimentazione. Ultimo, ma non ultimo, in ordine di importanza, è proprio la chirurgia. La chirurgia una volta veniva considerata come un po' l'ultima spiaggia. Di fatto non è proprio così, o non è più così, perché in certe obesità di tipo grave l'obesità va trattata già d'amblée con la chirurgia, cioè una obesità molto seria di terzo grado non si può avvalere nella maggior parte dei casi di una terapia solamente basata su una dieta, ma richiede l'ingresso in campo del chirurgo. Chiaramente però ci sono delle restrizioni o dei limiti, ci sono delle indicazioni molto precise che regolano la chirurgia dell'obesità. L'ospedale di Gorizia è da ormai diversi anni un centro di riferimento nazionale della SICOV. SICOV che è la nostra società, cioè la Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche. Da 2 anni, siamo andati oltre dal centro accreditato, siamo diventati centro di eccellenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire essenzialmente che la società ha stabilito alcuni punti fissi per poter fare questo tipo di chirurgia. Cioè non è una chirurgia da tutti, non è una chirurgia che si fa in ogni ospedale, ci vogliono delle garanzie legate ai volumi di attività, ma anche ad esempio ad alcuni presidi. Faccio l'esempio più banale, l'assenza di una terapia intensiva non consente di essere un centro accreditato per questioni ovvie di sicurezza. Ecco, perciò il fatto che noi, unici almeno nella nostra regione, Friuli Venezia Giulia, siamo 300 di eccellenza, per noi ovviamente è anche un motivo d'orgoglio e anche di soddisfazione, per tutto il team direi. Benissimo, professor Balani. Passiamo adesso la parola al dottor Najati, che invece ci parlerà nello specifico degli interventi. Quindi, dottor Najati, quali sono gli interventi che maggiormente vengono eseguiti e come viene valutato il paziente? Grazie della domanda. Ma intanto mi consenta di, ancora una volta, sottolineare il ruolo del team e non solo del chirurgo, nel senso che si parla di intervento chirurgico, ma chiaramente prima di arrivare ad un intervento chirurgico e soprattutto dopo è fondamentale la presenza della componente non chirurgica, quindi tutto quello che è il personale delle altre specialità che poi supporta il paziente verso l'intervento e dopo l'intervento. Circa le tecniche, gli interventi principali sono due, il cosiddetto bypass gastrico e la sleeve gastrectomy. Quest'ultima nei recenti anni diciamo, è divenuto l'intervento più eseguito al mondo. Accomuna tutte le tipologie di intervento chirurgico, un rimaneggiamento del sistema gastrointestinale, fondamentalmente della capacità dello stomaco, quindi andiamo a ridurre la capacità dello stomaco, andiamo ad alterare in qualche modo il tempo di transito, cioè in quanto tempo il cibo passa nello stomaco e nell'intestino, e soprattutto, forse l'effetto meno conosciuto ma più efficace, quello che è il cambiamento entero-ormonale. Cosa significa? Il nostro sistema gastroenterico, come ogni organo del corpo, comunica con il resto del corpo attraverso alcuni messaggi biochimici, quindi andiamo a cambiare la secrezione di queste sostanze che poi passano nel sangue, regolano il sistema fame e sazietà e diciamo in senso lato il metabolismo. Accanto poi agli interventi chirurgici diciamo
ci sono delle procedure ibride che sono meno aggressive rispetto ad un intervento chirurgico, che peraltro va ricordato, sono sempre interventi chirurgici laparoscopici, quindi minimi invasivi. Ma accanto a queste abbiamo una ulteriore opzione ancora meno aggressiva, che sono le procedure endoscopiche, cioè fatte tramite gastroscopia fondamentalmente. Parliamo del pallone gastrico e dell'applicatura gastrica per pazienti selezionati in sottotipologie di problematiche di sovrappeso. Ma venendo più nel concreto negli interventi chirurgici, si parla per l'appunto di laparoscopia, quindi attraverso delle piccole cannule viene consentito l'accesso alla cavità addominale e non si vanno sicuramente più a fare delle invalidanti cicatrici chirurgiche estese. L'intervento di sleeve gastrectomy, di cui accennavamo prima, consiste per l'appunto nel ridimensionamento dello stomaco, quindi fondamentalmente da quello che prima è una specie di grosso sacco che accoglie il cibo e lo va a trattare dopo i pasti. Andiamo a sezionare, si chiama infatti anche gastrectomia verticale, diciamo uno stomaco a mezzaluna fondamentalmente, quindi una parte dello stomaco, circa 2/3, 3/4, se ne va fisicamente, quindi viene tolto dall'addome. Quello che resta è un tubulo, quindi da quello che era un grosso sacco c'è una tubulizzazione grosso modo cilindrica dello stomaco, quindi come si accennava prima, cambiano le dimensioni e il tempo di transito, cioè quanto tempo il cibo sta nello stomaco e in che modo viene spinto verso l'assorbimento, diciamo, intestinale. L'intervento di bypass gastrico invece è concettualmente un pochino diverso e forse un pochino più complesso, sempre intervento con approccio laparoscopico, quindi non tramite, diciamo, il classico taglio, ma in maniera mini-invasiva con dei tagli di circa 5 mm o 1 cm. In questo caso non è solo lo stomaco che viene toccato, ma lo stomaco e l'intestino. Viene ridotta la capacità dello stomaco, si crea una tasca gastrica che è grande più o meno come una pallina da tennis e viene preso un segmento intestinale e portato a comunicare con questa zona dello stomaco, come se andasse a creare un nuovo stomaco intestino più piccoli. Quindi cosa succede? Prima dell'intervento il cibo all'interno dello stomaco si mescola con la bile, i succhi gastrici e tutto il resto. Dopo l'intervento questo sistema sarà, diciamo, separato, si creerà una specie di Y nella quale abbiamo le due braccia, una solo con il cibo e l'altra solo con la bile e i succhi gastrici. Quindi questo ci consentirà chiaramente un controllo sul peso di tipo restrittivo, stomaco piccolo, di tipo parzialmente malassorbitivo e soprattutto un potente effetto entero-ormonale, quello a cui stavamo accennando prima, delle sostanze che lo stomaco nel paziente obeso purtroppo giocano contro la sua salute e dopo questi interventi vanno invece a darci un grossissimo aiuto a controllare il peso e soprattutto a controllare il calo di peso nel lungo periodo. Dottore, devo dire, è stato veramente molto, ma molto chiaro. In termini di qualità della vita, dottore, che cosa implica l'intervento chirurgico per il paziente? Sì, allora, diciamo che in primo luogo il nostro principale obiettivo è andare a migliorare la qualità di vita, quindi non è solo un occhio alla bilancia, quindi non andiamo a cercare il calo di peso fine a se stesso, ma andiamo a cercare un miglioramento della qualità e ricordiamolo della quantità di vita, perché la persona obesa purtroppo ha un'aspettativa di vita, cioè quelli che sono gli anni da vivere, inferiore rispetto alla persona che non sia sovrappeso. La qualità di vita migliora, chiaramente il sistema di dieta è diverso, quindi ci saranno delle richieste al paziente. L'intervento non è la bacchetta magica, ma è un grosso aiuto a cambiare e andare verso quello che è uno stile di dieta sana, fondamentalmente, che è quello che dovremmo fare un po' tutti, quindi evitare pasti molto abbondanti, andare a spezzettare un pochino il cibo nell'arco del giorno e chiaramente la scelta della tipologia del cibo che andiamo a cercare. Quindi questo deve essere fondamentale e noi lo spieghiamo in maniera molto chiara al paziente prima di andare verso un intervento, sia che l'aspettativa non deve essere, diciamo,
magica, nel senso non devo pensare che faccia tutto il mio intervento, ma soprattutto devo pensare che starò meglio di come stavo prima, al di là della vita quotidiana che chiaramente con 20, 30, 50 o 100 kg in meno cambia in maniera drastica. Mi consente ancora di fare un piccolo discorso a proposito di qualità di vita su una particolarità del ricovero ospedaliero. C'è un protocollo che noi stiamo applicando ormai da diversi anni, che diciamo abbiamo preso spunto e mutuato da esperienze estere, si chiama ERAS, che è l'acronimo per Enhanced Recovery After Surgery, che significa un ricovero ottimizzato. Siamo fieri di aver partecipato al gruppo di studio italiano su questo argomento, il primo gruppo di studio che c'è stato l'anno scorso e che ha prodotto un documento specifico. Che cos'è? È un protocollo fondamentalmente che mette al centro dell'attenzione il paziente, che ottimizza le cure, diminuisce il dolore, diminuisce quello che è il discomfort, quindi evitiamo ad esempio tutti quelli che sono i vecchi cateteri, tubi, drenaggi, quindi la persona non deve sentirsi ammalata anche se sta in un ospedale. Rialimentiamo molto precocemente il paziente. Il pomeriggio stesso della procedura si ricomincia a bere, il giorno dopo si ricomincia ad avere una dieta solida. Questo ci consente come outcome, cioè come risultato finale, una dimissione precoce. Per capirci, l'80% dei pazienti vanno a casa dopo 24 ore. Questo, se facciamo il confronto con il passato, è stato un passaggio assolutamente incredibile. Fino a qualche anno fa qualche contesto ancora così, il paziente restava ricoverato 5-6 giorni, ricominciava a mangiare dopo 3-4 giorni. Noi siamo molto orgogliosi di dire che a livello italiano siamo l'unico centro fondamentalmente a mandare a mandare a casa le persone così precocemente, e abbiamo avuto delle ottime feedback da parte dei pazienti e soddisfazioni per quanto riguarda la sicurezza. Tanto che abbiamo avuto, con grande orgoglio, la possibilità di pubblicare questi numeri su una delle più prestigiose riviste internazionali scientifiche un paio d'anni fa. Dottor Nayati, e noi siamo altrettanto orgogliosi di voi per tutto quello che avete fatto, quindi abbiamo visto, l'abbiamo ascoltata, lei è stato veramente molto rassicurante, quindi la chirurgia bariatrica tende a migliorare la qualità di vita e la quantità di vita del paziente. Per quanto riguarda il futuro, dottore, concludendo, quali sono le prospettive future? Ma diciamo che innanzitutto deve esserci un approccio su più piani, sicuramente curativo, ma soprattutto riguardo il problema obesità di tipo preventivo. I numeri che ha citato prima il professore sono inquietanti e stanno crescendo, prendiamo spunto purtroppo da altri paesi che hanno numeri anche peggiori e la tendenza non sembra volersi arrestare. Quindi, fatta questa premessa, io credo che l'immediato futuro sarà sicuramente di aumento dell'intensità del trattamento, una presa di coscienza innanzitutto da parte della popolazione e dei medici, che stiamo parlando di una patologia, di qualcosa che rende ammalato un paziente, non di una caratteristica. E in questo contesto probabilmente la chirurgia, che adesso copre una minima parte dei pazienti che ne avrebbero necessità, possa e dovrà aumentare, e lo farà quasi sicuramente all'interno di alcuni contesti ospedalieri e aziendali dove possa essere offerto un servizio con un determinato fattore di sicurezza e anche con dei determinati numeri, nel senso di poter andare a trattare una grande mole di pazienti, quindi con un alto livello di efficienza. Ricordiamo che a fianco di questo dovrà assolutamente essere aumentata a livello internazionale la parte di trattamento non chirurgico, chiaramente, quindi la presa in carico di quei pazienti che non possono o non vogliono andare incontro a chirurgia, ma devono assolutamente essere presi in carico e devono essere anche
anche loro, diciamo, in qualche modo inquadrati e trattati nel lungo periodo, perché purtroppo stiamo parlando di una patologia cronica. Complimenti, dottor Najati, io la ringrazio per aver contribuito alla nostra trasmissione. Grazie. Grazie a voi. E ringraziamo il professor Balani per il prezioso contributo che oggi ha dato alla nostra trasmissione. Grazie, professore. Grazie a lei, è stata una simpatica opportunità, grazie. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.